importanti, che aveva anche dato il titolo a Santa Maria della Neve come la Sistina dei Poveri. Quindi un'opera d'arte assolutamente assoluta. E vedete poi nell'Arco Santo, nella figura del Dio Padre, ma soprattutto nell'Angelo dell'Annunciazione, come anche in questo caso la figura sia assolutamente popolana, si abbandona l'idea dell'angelo come figura aulica. Questo sembra un ragazzo preso proprio per strada, anzi anche un po' scosciato. Non avevamo mai visto un angelo che mostra la gamba quasi a livello della coscia, piuttosto che il torso quasi nudo. Spesso Romanino era stato criticato per questa veridicità, anche nel Castello del Buon Consiglio di Trento, quando dipinge una Lucrezia che sta scappando nella loggia con il seno scoperto, il vescovo va in escandescenza, dice: ho capito, va bene tutto, però è pur sempre la residenza di un signore della Chiesa, non stanno bene queste cose. Quindi era un Romanino che osava assolutamente, ma qui a Pisogne trova proprio la sua espressione, la sua dimora. E poi tutte le pareti laterali, pareti che come vedete seguono, la decorazione segue l'architettura della chiesa, una chiesa quattrocentesca, quindi ci troviamo ad avere arcate a sesto acuto, con la ripartizione della parete che vede una scena principale in grandi dimensioni nella parte alta e dei riquadri, quasi fossero una sorta di cartoline, di quadri appesi, che evidenziano altre storie legate alla storia di Cristo. Vediamo in questo caso la resurrezione, che richiama in un certo senso sempre la resurrezione di Tiziano, del politico Averoldi, o anche una rivisitazione della resurrezione che Romanino ha realizzato per la chiesa di Capriolo, che abbiamo visto la scorsa volta, eseguita sempre dopo l'arrivo del politico Averoldi a Brescia. Questo Ecce Homo, molto bello, con la scalinata, quindi un'impostazione architettonica assolutamente di prim'ordine, che vedremo focalizzata, l'opera è piuttosto deturpata, però si capisce che c'è questa grande scalinata che sale verso la scena principale, ritroveremo anche a Biello questa impostazione architettonica. Ancora la salita al Calvario, guardate com'è bello il particolare del viso di Cristo. Romanino dipingeva assolutamente sull'intonaco fresco, non disegnava, dipingeva di getto, e potete notare come i segni siano assolutamente decisi. Era una pittura assolutamente veloce ed immediata quella dell'artista, non c'erano troppi... lui non disegnava, lui non pensava, lui andava di getto direttamente con il colore. E ancora la discesa al limbo, con un particolare di Adamo, guardate questa espressione com'è assolutamente veritiera, trasmette tutto, sembra di leggere i pensieri che passano per la testa a questo Adamo. E ancora l'ascensione, e arriviamo poi a quello che è il culmine, il cuore della chiesa di Santa Maria della Neve, la crocifissione, una scena violenta, di movimento, sembra di sentire rumore, sembra quasi di avvertire le parolacce quasi che questi personaggi si possono scambiare l'un l'altro. C'è un cane, quindi l'attenzione alla vita quotidiana. Questa Maddalena, guardate che braccia tozze che presenta, sembra davvero uscita così dai boschi dopo un giorno di lavoro. È un Romanino assolutamente innovativo. E vi voglio leggere alcune parole proprio di Giovanni Testori, che sono ancora oggi probabilmente le parole più belle per descrivere Santa Maria della Neve a Pisogne e le opere di Romanino. Guardate qua
quassù le sibille, se non sembrano donne che tornino con le loro gerle dai boschi. Bisogne, per forza poetica, tiene la Sistina, né come l'alterità, l'altro modo di vivere il cristianesimo. Qui c'è un modo di viverlo più umile, più da eroismo popolare e montagnardo, più dialettale. Romanino qui fa il controcanto della parola che si fa carne. Infatti prende la carne di un popolo, di una valle, e ne fa verbo figurativo. Colpisce il distacco dalle forme idealizzate del classicismo rinascimentale, l'uso del dialetto al posto della lingua colta, che si esprime in modo grottesco nella rappresentazione di volti e di corpi robusti e sgraziati. Emblematica è la figura tozza della Maddalena, che sembra corsa fuori dalla stalla per abbracciare la croce. Oppure quella nerboruta del manigoldo che interpreta la scena della salita al Calvario, e ancora quella di Adamo che esce dal limbo con lo sguardo furioso. Poi vediamo un altro pezzo che non voglio poi tediarvi troppo. Tutto qui è rimesso in discussione. La costruzione dello spazio sembra quasi ignorare le regole della prospettiva rinascimentale. Volti e corpi sono deformati sino al grottesco e le pose dei personaggi sembrano a volte derivare dall'esperienza di un sacromonte, come se l'artista fosse alla ricerca di una spiritualità più diretta, partecipe e libera dai riti della Chiesa istituzionalizzata. Siamo anche in una terra dove molto forte era la messa in scena delle Vie Crucis, la Val Camonica ancora oggi, il santuario di Cervello ne è una testimonianza, ha sempre avuto una cultura popolare molto forte e Romanino sembra aver assistito probabilmente nel periodo pasquale a queste scene, a queste processioni e averle poi messe tutte in pittura. È un ciclo assolutamente unico. E qui avevo messo come confronto la crocifissione che l'opera in realtà che gli era costato il posto, tra virgolette, a Cremona molti anni prima. Romanino, quando era stato appunto invitato dai fabbricieri del Duomo di Cremona a partecipare alla decorazione della navata centrale, viene spodestato nel momento in cui Pordenone realizzerà questa crocifissione sulla controfacciata del Duomo. Era una pittura assolutamente innovativa che probabilmente Romanino stesso non capiva, ma se badate bene, qualche anno dopo, proprio a Bisogne, Romanino sembra riportare questa grande violenza nel dipinto, dando vita ad una delle scene, probabilmente delle crocifissioni più belle di tutta la storia dell'arte. Faccio solo sottolineare il particolare del cavallo imbizzarrito visto di spalle che è presente, come vedete, anche nell'affresco realizzato da Pordenone, quindi uno spunto iconografico che deriva assolutamente da qui. E qui un po' una carrellata di alcuni particolari degli affreschi appunto presenti in Santa Maria della Neve, dove si può apprezzare proprio questo tratto veloce con cui l'artista dipingeva, con cui comunque riusciva ad avere un esito assolutamente efficace nell'espressionistica dei personaggi, anche i particolari delle mani. Vedete, i contorni sono realizzati con della terra rossa, quindi assolutamente con il colore dipingendo. Riusciva proprio con una pennellata ad andare a creare i particolari fisionomici, le righe del naso, della bocca, degli occhi. Guardate la possenza, questi bracci assolutamente possenti di queste le braccia di queste figure. Siamo nel 1535, dopo l'impresa di Bisogne, Romanino si sposta a Brino, precisamente nella chiesa di Sant'Antonio, che vediamo nell'immagine sulla sinistra.
una chiesa piuttosto strana dal punto di vista architettonico, che presenta una sorta di facciata inesistente, anzi con delle linee piuttosto così ondulate. Romanino arriva qui nel 1535, lo sappiamo da alcuni documenti, e sappiamo anche che è accompagnato da un garzone che si chiama Daniele Mori. Non si riesce a identificare l'aiuto di Daniele Mori negli affreschi, probabilmente ha aiutato nel cantiere anche attivamente Romanino. È difficile riuscire ad andare a identificare la sua mano. Sappiamo però che l'artista si avvaleva di questo garzone per andare a riscuotere denaro, non solo in Val Camonica, ma lo mandava un po' anche in giro, perché a differenza di Tiziano, che l'avevamo definito un avaro assolutamente attento ai soldi, anzi anche con la capacità di riuscire a farsi pagare di più di quello che gli si spettava, Romanino era assolutamente una figura disordinato, era un ribelle assolutamente, quindi non prestava attenzione ai soldi, spesso non si faceva pagare, aveva da riscuotere ancora compensi di molti anni prima, e quindi il fatto che avesse questo aiutante, e poi andando avanti nella carriera anche altri, come spesso accadeva, che banalmente i garzoni soprattutto erano ragazzini molto giovani che cercavano anche di imparare il lavoro dell'artista e aiutavano magari il grande pittore a preparare i materiali, a preparare i colori, ad andare a comprare cose che magari mancavano, oppure in questo caso anche andare a riscuotere soldi, a batter cassa, così come si dice. Quindi questo è comunque un aneddoto interessante, anche perché sappiamo che Romanino non lasciò una vera e propria bottega alla sua morte, con la questione che fu un artista pressoché itinerante, andò a influenzare alcuni contemporanei, ma non riuscì a lasciare una vera e propria scuola. Quindi il fatto che avesse una sorta di collaboratore nell'esperienza Camuna è una cosa così significativa. Come detto, Romanino vi arriva circa un anno dopo l'impresa di Bisogne, e a differenza di Santa Maria della Neve, dove trova una chiesa interamente a sua disposizione, perché abbiamo visto come Romanino abbia affrescato ogni centimetro della chiesa, a Breno la storia è diversa. A Romanino viene chiesto di occupare le tre pareti vuote del presbiterio, quindi la parete dell'altare maggiore e le due laterali. Il resto è una chiesa di origine medievale, quindi abbiamo già nelle pareti della navata testimonianze quattrocentesche di pittura votiva, e anche nella zona del presbiterio, soprattutto nella volta, abbiamo già una decorazione importante realizzata da Giovan Pietro d'Acelmo, che è un artista della seconda metà del Quattrocento, originario appunto della Val Camonica, che lavora nella zona, un artista un po' che si forma sulla scuola di Vincenzo Foppa. Quindi trova uno spazio molto limitato in cui agire. Oggi l'opera meglio conservata è proprio quella che si trova sulla parete destra e che vediamo proiettata in questa immagine. Si tratta di un'opera che all'inizio ha prestato qualche difficoltà di interpretazione iconografica, perché soprattutto è giunta a noi, a differenza di Bisogne, non in una qualità eccelsa, e soprattutto anche le altre due pareti, come poi avremo modo di vedere, sono pressoché illeggibili, quindi non si riusciva bene a capire che cosa fosse la raffigurazione che regnava come protagonista, che campeggiava sulla parete destra. Di fatto oggi si è quasi convinti di questa interpretazione, cioè che sia la raffigurazione di Sadrach, Mesach e Abdenego, tre compagni del profeta Daniele, messi davanti a Nabucodonosor,
nell'atto in cui cos'era successo? Che Nabucodonosor aveva fatto erigere un idolo d'oro a cui tutti dovevano venerare. I tre compagni di Daniele rinnegano questo idolo, decidono di continuare a pregare il loro Dio, quindi Nabucodonosor li condanna al rogo. Ma succede che i tre compagni di Daniele sopravvivono alle fiamme e moriranno al loro posto i soldati che li avevano portati alla morte. Il passo di Daniele dice: è vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto innalzare? Ma essi risposero al re Nabucodonosor: re, noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace con il fuoco acceso e dalla tua mano. In realtà, poi, vi chiederete: sì, ma perché Avreno Romanino è andato a dipingere un affresco, proprio questa iconografia e soprattutto proprio questo passo? In realtà l'interpretazione è arrivata molto tempo dopo. L'immagine purtroppo non rende, ma la figura che vedete nella parte alta, che sapientemente Romanino realizza la scena sempre da un punto di vista teatrale molto, molto significativo, qui imposta la scena su due livelli. C'è una sorta di piano superiore dove si collocano tutta una serie di figure, purtroppo in parte deturpate, che assistono alla scena sottostante. E questa figura in particolare, che si regge su un bastone a forma di tau, è stata identificata in Sant'Antonio Abate. In effetti, la chiesa a Breno è dedicata a Sant'Antonio, che era ed è patrono della città di Breno. Ma qual è la specificità di Sant'Antonio? Per cosa viene invocato? Per la guarigione delle malattie, in particolare del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Di conseguenza, il fatto che i tre compagni di Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego, vincano le fiamme è una sorta di monito, di speranza verso i malati, di riuscire quindi a vincere le fiamme, il fuoco di Sant'Antonio, e quindi di guarire. Quindi Romanino, partendo da un passo biblico importante, è riuscito a dar così sfondo anche ad una credenza popolare molto significativa, molto radicata nel posto. C'è anche però un'altra linea data dagli studiosi che vede più la questione delle fiamme, quindi delle persone portate al rogo, strettamente legate all'eresia e soprattutto alla stregoneria, pratica che è documentata in Val Camonica nel 1500 come molto diffusa. Ci sono degli scritti del Sanuto che attestano che intorno alla metà del 500 ben 5.000 persone erano state condannate per eresia, per la pratica appunto di stregoneria, e di conseguenza si è anche ipotizzato che l'affresco possa così avere anche questo significato, anche se tendenzialmente la prima lettura è quella più attendibile, proprio perché è strettamente legata anche al santo patrono, non solo della cittadina, ma proprio anche a cui la chiesa è titolata. Come potete vedere, le altre pareti sono mal conservate, quindi si fa fatica a riuscire a dare un quadro iconografico preciso. Alcuni hanno ipotizzato che si potessero trattare di altre storie legate a Daniele, ma non è assolutamente attendibile con certezza questa ipotesi. La cosa comunque da mettere in risalto è l'impostazione scenica,
che Romanino conferisce a questo ciclo. Avevamo visto che anche nella parete precedente la scena è impostata su due registri e anche in questo caso vediamo una balconata che corre nella parte medio-alta dell'opera e sopra si affacciano proprio quasi fosse uno spettacolo teatrale tutta una serie di personaggi che chiacchierano tra di loro, che guardano verso la parte bassa e soprattutto questo Dio Padre che è molto simile a quello che ha dipinto sull'arco santo della chiesa di Bisogno poco prima, quindi un'altra attestazione iconografica di vicinanza cronologica. Il dipinto invece è realizzato da Callisto Piazza e precedeva già la realizzazione del dipinto dell'affresco di Romanino. Sembra che sia andato a deturpare la scena, ma in realtà l'opera era già presente, quindi Romanino doveva semplicemente affrescare intorno. E abbiamo poi la parte destra, che è più leggibile rispetto, scusate, la parte sinistra, che è più leggibile rispetto alla parete centrale, ma non si è riusciti a dare una certezza di lettura iconografica. Quello che emerge però è la bellezza di alcuni dettagli. Come potete vedere, questo fanciullo che si trova collocato in questa posizione è assolutamente realistico, dipinto con la gamba a penzoloni da questo davanzale. È un Romanino già diverso rispetto a quello di Bisogna, anche se è passato solamente un anno, le figure sono meno tozze, meno corporee rispetto a quelle dipinte a Bisogna. È un Romanino già che ha mirato il suo stile. E sempre Testori diceva, non mi poteva staccare dalle opere sue. Sono immagini davvero indimenticabili, quelle che Romanino ha lasciato sulle pareti della chiesa di Sant'Antonio. Vagano per tutte il ragazzo seduto nella parete sinistra, con la gamba a penzoloni dal cornicione che lancia uno sguardo beffardo al pubblico e con l'indice teso richiama ad una maggiore attenzione. O ancora nella parete destra, i trombettieri ingombiti nello sforzo di dar fiato agli strumenti, la folla un po' ebete che sta ai piedi dell'idolo e il mirabile scorcio dei due guerrieri riversi sul terreno, stretti nelle corrusche armature infiammate dai bagliori della fornace. E la sublime galleria di tipi che si affacciano dalle aeree balaustre, raccolti in gruppi ora signorinilmente distratti, ora partecipi agli eventi, coro vociante in cui nessuno però vuol perdere la propria individualità. E arriviamo così a Bienno, l'ultima tappa del nostro Romanino in Val Camonica. Siamo nel 1540. Tra Brino e Bienno Romanino realizza altre opere, torna in città, realizza pane d'altare per delle chiese. Quindi è un Romanino che torna ormai sul finire della carriera verso la città con una nuova consapevolezza, non si preoccupa neanche più di dover essere apprezzato a tutti i costi. È ormai passata la fase dell'insicurezza del periodo giovanile, la maturità acquisita in Val Camonica gli porta una maggiore consapevolezza di sé e una maggiore anche sicurezza d'espressione. E qui a Bienno realizza il ciclo dedicato alle storie della Vergine. Anche in questo caso si trova a lavorare in una chiesa dal punto di vista architettonico molto simile a quella di Sant'Antonio Brino, cioè lavora già su delle pareti in parte occupate da altro, quindi come è successo per Sant'Antonio Brino lavora sostanzialmente nelle tre pareti del presbiterio, quindi la parete dell'altare maggiore, la parete destra, la parete di sinistra. La scena meglio conservata è questa, che raffigura lo sposalizio della Vergine. Come potete vedere, ripercorre in un certo senso l'impostazione architettonica e scenica dell'immagine, con sempre una balconata nella parte superiore, dove i personaggi si affacciano in maniera teatrale a guardare ciò che accade.
cade nella parte inferiore. E vedete come anche in questo caso ci sia una figura con una gamba a penzoloni che va un po' a richiamare il ragazzino presente in Sant'Antonio a Breno. Vedete l'attenzione per i costumi, qui siamo già in un clima più elegante rispetto a quello di Pisonie, dove le persone sembravano, come detto, prese per strada, dai boschi, dai campi. Vedete come c'è una cura nell'abbigliamento, nella moda del tempo, sia per quanto riguarda le figure maschili con questi cappelli piumati, molto, molto belle, molto, molto interessanti. E un'attenzione anche soprattutto nei bambini. Poi vedremo un bambino molto, così, molto grazioso in un'altra scena, dove Romanino sembra andare proprio a rimarcare quella pittura della realtà a cui lui aderiva in maniera molto forte. E qui abbiamo la parete di fondo dell'altare maggiore, in questo caso la pala dell'altare del Fiammenghino del 1606 è andata invece a deturpare l'opera di Romanino, è stata inserita successivamente. Non sappiamo in questo caso cosa sia rappresentato, è possibile, è stato ipotizzato ad esempio un incontro tra Anna e Gioacchino alla Porta Aurea, si tratta di storie di Maria, quindi è stato ipotizzato che potesse essere questa scena. E vedete come ricorre anche qui l'impostazione architettonica della balconata, che a fatica si riesce ad intravedere nella parte alta con i personaggi che sbucano qua e là. E poi la scena presente sulla parte sinistra con la presentazione di Maria al Tempio. Vi ricorderete l'Eceomo di Pisonie, posto nella parte alta di questa scalinata che Maria bambina sta percorrendo e sta appunto salendo nella parte alta. Anche in questo caso vedete questo rimasuglio presente nella volta, dipinta da Giovan Pietro d'Acemmo, una pittura quattrocentesca, dove vediamo un padre della chiesa, probabilmente San Girolamo, e il leone, simbolo di San Marco, una volta che era dipinta con i padri della chiesa e i simboli degli evangelisti. Quindi un'opera che non è di Romanino. Quello che noi interessa è vedere come l'artista imposta dal punto di vista scenografico, dove continua a ripercorrere questa tipologia del loggiato con tutti i personaggi affacciati che parlano tra di loro, e poi spezzoni di vita quotidiana che compaiono come una meraviglia. Vedete nella parte bassa, tra le persone, tra gli animi concitati che stanno guardando appunto a Maria, compare questo bambino che stringe questo coniglietto bianco, davvero molto molto bene, uno sprazzo di quotidianità che Romanino mette sempre nelle sue opere, un'attenzione alla realtà davvero, davvero unica. E ancora il nostro Testoni, quando parla a Bienno, dice: rispetto ai precedenti lavori del suo percorso Camuno, Romanino sembra qui placare un poco i toni narrativi per concentrarsi in una più affettuosa e dettagliata restituzione realistica dell'umanità, varia e scomposta, schiettamente di paese, benché vestita a festa, quella che si accalca dentro le quinte sbilenche della scena. È un Romanino più sobrio questo di Bienno, che chiude una stagione felicissima della sua pittura per inoltrarsi in una fase più tormentosa e incerta, più spiritualmente dubbiosa, ma che sa ancora incantarci con la vivacità dei suoi colori vibranti di luce e con la sua vena di narratore che dilata la favola nell'intreccio fitto dei personaggi e dei riferimenti. Quindi un'esortazione a viaggiare e ad andare a percorrere questa via del Romanino, che è davvero assolutamente suggestiva. Le chiese elencate, ad eccezione forse di Tavernola, che è la più complicata, sono tendenzialmente sempre aperte.
quindi almeno Pisogna, Breno e Bienno sono facilmente visitabili, Tavernola invece è un po' più complicata, è un po' più complessa, però sicuramente le tre comune